Qual è lo scopo della salvezza? Lo scopo della salvezza qui ci viene rivelato al verso 32, perché dice la scrittura: per essere luce da illuminare la gente e gloria del tuo popolo Israele. Per essere luce da illuminare le genti. Gesù, vi ricordate come viene ricordato, definito? La luce del mondo. Gesù è la luce del mondo, la luce che porta salvezza a tutte le nazioni. L'estensione della salvezza è per tutto il mondo. Dio ha tanto amato che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. In quel chiunque ci sono stati i nostri genitori, ci siamo stati noi, ci sono i nostri figli e ci sono tutti coloro che il Signore continuerà a chiamare fino al giorno in cui egli ritornerà. E poi come chiesa trionfante ci troveremo dinanzi alla sua gloria per lodarlo per l'eternità. Luce del mondo, mandato dal Padre per illuminare, mandato dal Padre per rivelare, perché egli è luce che rivela. Le tenebre vanno via quando arriva la luce, perché la luce caccia via le tenebre. E la gente ancora oggi vive nelle tenebre e ha bisogno della luce. E mentre Gesù è la luce del mondo, che già ha illuminato i nostri cuori, anche a noi ci ha detto: voi siete il sale e la luce di questo mondo. Signore, aiutaci ad illuminare in questo tempo quanti ancora vivono nelle tenebre. Concludo, fratelli, ricordando a me, a voi, a noi tutti, che Gesù è la luce che rivela la vera conoscenza di Dio. Noi abbiamo conosciuto Dio perché abbiamo realizzato Cristo Gesù il Signore.